Nel video di oggi vi voglio parlare di 5 tecniche rivoluzionarie per avere dei colori assurdi nei vostri video. Ci sono tanti aspetti che incidono sul risultato finale di una color, ma ce n'è uno che più di tutti molto spesso viene sottovalutato, ossia la saturazione. Per chi non lo sapesse, la saturazione è l'intensità dei colori dei nostri video e su Resolve la maggior parte delle persone è abituata a fare questo. Piazza un seriale, va sul controllo saturation, la mette, che so, a 70 ed ha fatto. Questa è l'immagine naturale, questa è l'immagine con la saturation a 70. Il problema è che questi non sono colori da cinema, sembra una roba YouTube vecchio stile 2016, quando si prendeva e si buttavano le LUT, logicamente teal and orange, per pompare un bel po' i colori dei video. E questo avviene perché il comando saturation ragiona proprio da video, ossia va a pompare i colori in questo modo. Se aggiungo saturation dal comando, aumenterà la saturazione di quelle zone che in realtà già sono colorate rispetto a quelle che sono meno sature. E questo in realtà non è mai risultato che si cerca, perché se mi devo immaginare uno shot professionale con dei colori belli intensi, me lo immagino con dei colori saturi ma uniformi su tutto lo shot. Vi sembrano colori da cinema questi? No, è un fritto misto di colori digitali lontani anni luce da quell'idea di shot pulito che oggi dobbiamo realizzare. Senza contare che oltre a non essere un risultato professionale, voi non avete alcun tipo di controllo sull'immagine. Aumentate il valore, basta, avete fatto. Salviamo una still di questo shot e manteniamo aperto il vectorscope, che è proprio quel grafico che ci permette di capire l'intensità del colore. Più il segnale si avvicinerà al perimetro della circonferenza, più l'immagine sarà satura. Prima tecnica alternativa, il color boost. Per chi vuole risultati migliori, senza impegnarsi troppo e senza cambiare il modo di lavorare. Aumentiamo progressivamente il valore con questo controllo fino a che non arriviamo a un risultato simile a quello che abbiamo ottenuto con il comando saturation. Diciamo che è una tecnica non proprio da cinema, ma ci garantisce dei risultati migliori. Il risultato è molto più piacevole perché il color boost ragiona in maniera diversa. Mi vado ad aumentare l'intensità dei colori nelle zone che in realtà sono meno sature, a differenza del comando saturation, quindi il risultato è sicuramente più uniforme. Andiamo a guardare il vectorscope. La vedete questa parte del segnale? Se io aumento la saturation, guardate quanto si allontana dal centro. Questo di base è un colore che già di per sé è saturo, mentre col color boost l'aumento è minore. Ora però facciamo sul serio, vi voglio parlare di 3 tecniche con cui cambierete totalmente il modo di gestire i colori dei vostri video. Resettiamo il nostro nodo saturation e facciamo clic destro, color space e scegliamo HSV, U, tinta, saturation, saturazione e value, che sta per luminosità. È come se noi stessimo dicendo a Resolve: questo nodo, vammi a utilizzare un color space diverso, vammi a gestire i colori secondo questo modello HSV, invece del classico RGB con cui sono girate le clip o con cui le gestiamo normalmente in post produzione. Mi raccomando raga, per utilizzare l'HSV dovete settare molto bene il vostro color management. Se non sapete come farlo, ci ho fatto un video, ve lo lascio, andatelo a vedere. Ora, sempre da clic destro, andiamo su channels e andiamo a disattivare il channel 1, quello della U, e il channel 3, quello del value. Lasciamo attivo solo il channel 2, quello di saturation, così lavorerete solo su questo parametro e non sugli altri. Ora potrete aumentare la saturazione dai vostri primaries in maniera selettiva. Volete i gain un po' più saturi? Perfetto, utilizzate questo comando come quando schiarite normalmente i gain ed il gioco è fatto. Ed è questa la grande svolta di questa tecnica: finalmente potete decidere in che porzione di immagine volete più saturazione. In questo caso c'è un viso, perfetto, a me non va di pompare troppo i gamma perché solitamente è la porzione di immagine legata agli skin tones esposti bene, magari aumentare quello mi farebbe friggere completamente la pelle del mio soggetto, quindi vado ad aumentare un po' i gain. Guardate la differenza rispetto al color boost, la gestione del colore è molto più bella e molto più cinematografica, e questo dipende proprio da come l'HSV in questo nodo gestisce i colori. Direi che c'è un abisso rispetto alle tecniche precedenti. Tra l'altro, il bello di questa tecnica è che voi non siete vincolati a utilizzare un solo tool. Se non vi piacciono le primaries, potete fare le stesse modifiche anche con una curva. Io per esempio metto un control point qui nelle shadows, lo alzo, vado qui poi nei midtones, faccio qualche modifica, poi vado sui gain e aumento anche un po' qui. Ovviamente questa modifica non ha senso, è solo per farvi capire il potenziale di questo strumento. Cosa importante: se usate le curve, mi raccomando, cercate di non spostare il black e il white point, perché quelli in teoria con questa tecnica dovrebbero rimanere
sempre in sede per evitare aberrazioni cromatiche e artefatti. Prima di passare alla prossima tecnica, mi raccomando, se il video ti sta piacendo lascia un bel like e iscriviti al canale. Tecnica 3, HSL. Ripetete l'operazione che avete fatto per impostare l'HSV, ma stavolta invece di scegliere quel modello lì scegliete proprio l'HSL. Il funzionamento è praticamente lo stesso, cambia solo il modo di calcolare i colori, proprio perché abbiamo scelto un modello diverso. Però questa volta vi faccio vedere anche un piccolo trucco. Se avete dei dubbi su come gestire la vostra saturazione, fate così: zoomate la vostra immagine e cominciate a spingere parecchio. Quando l'immagine sarà piuttosto colorata e cominciate a vedere le prime aberrazioni, i primi artefatti, sapete che avete raggiunto un limite e quindi oltre quel limite non si può andare. A quel punto non dovete far altro che levare un po' di saturazione e trovare, come si dice in inglese, lo sweet spot, ossia il punto di mezzo che vi consenta di avere un'immagine satura ma non rovinata. Salviamo anche questa still e prepariamoci al domandone. Quindi, tra HSL e HSV, che funzionano più o meno allo stesso modo, quale devo scegliere? Non esiste una risposta corretta, sono due tecniche super utili, entrambi gestiscono il colore in maniera leggermente diversa, quindi, mio consiglio personale, testate secondo voi qual è il metodo migliore e scegliete il vostro preferito. Ma se non trovate una risposta a questa domanda e continuate ad avere dei dubbi, ho io la soluzione per voi, la tecnica 4, HSL più HSV. In questo caso andremo a utilizzare entrambe le tecniche mix insieme. Creo due nodi separati, sul primo attivo l'HSL e sul secondo l'HSV. Ovviamente possiamo mixare le due tecniche proprio perché, essendo due modelli diversi, gestiscono il colore in maniera diversa e quindi non si sovrappongono. Sull'HSL vado leggermente a diminuire i gain, mentre sull'HSV li vado ad aumentare un po'. Guardate che differenza rispetto alla saturation classica, il risultato è tutta un'altra roba, un altro mondo. Tecnica bonus, se proprio non ce la fate perché questa roba per voi è troppo complicata, secondo me la soluzione migliore e alternativa è utilizzare il Color Warper. Il Color Warper, spiegazione flash, è uno strumento che ha la stessa funzione del vectoscopio. Vedo il segnale video, se sposto il control point verso l'esterno aumento l'intensità, se lo sposto in gradi o sopra o sotto vado a cambiare la hue. Anche se vi dà qualche possibilità in più, la gestione della saturazione dal punto di vista dei calcoli è identica al comando saturation, al color boost, a hue versus Sat, la color curve, è la stessa identica cosa. Qui all'interno del color warper io invece posso andare a selezionare la porzione di segnale meno satura, quella meno intensa, quindi clicco su questo control point, quello più vicino al centro, perché so per certo che lì c'è meno colore. Utilizzo questo comando qui che mi permette di selezionare tutti gli altri control point e comincio a aumentare la saturazione. Il segnale, quello a partire dal centro del tool, andrà ad allargarsi, quindi significa che io in quella parte del segnale andrò ad aumentare l'intensità del mio colore senza però aumentare la saturazione della parte esterna, quella più satura. Direi che come tecnica bonus è comunque ottima. Bene, abbiamo parlato di tutti i metodi a disposizione per cambiare la saturazione dei nostri colori? No, ma vi assicuro che sono quelli che vi garantiranno nel tempo i risultati più professionali e cinematografici per i vostri video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale se volete conoscere tutte le tecniche più professionali di Resolve. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!